Bella per tutti, oggi scopriamo pregi e difetti del mio YZ. Adesso andiamo a elencarne un po', principalmente pregi, e andiamo a farci un giretto. Primo pregio di questa moto. Innanzitutto, se gli si fa il tagliando regolarmente, la moto è super precisa, avete visto, si è accesa al primo colpo. Per adesso mi sto trovando veramente molto 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 bene. Sì, l'unica cosa che non ho fatto è stata la carburazione. Si può mettere come difetto, ma non proprio per la moto in sé, ma per questa moto, che attualmente non gliel'ho fatta. YZ sia due tempi che quattro tempi è veramente top top di gamma. Devo dirvi che il telaio in alluminio su questa moto cross non l'avevo mai provata, l'avevo provata solo motard e ci stava, ma effettivamente anche cross è una bomba. Vabbè che adesso siamo in strada, quindi discorso a parte. Vi posso assicurare che questo telaio super agile, super manovrabile. Difatti quando impenno è un'altra delle cose che amo di sta moto. È super precisa. Cioè guardate, precisa. Cane, si è alzata mica poco la benzina qua. Ecco, uno dei difetti che posso darvi al cambio un po' rigido. Glu 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 glu. Oh, danno. Bene, bene, adesso torniamo. Per il resto, altra cosa che non mi piace, vabbè, questo in tutte le giapponesi, però è un dettaglio per il quale io tengo molto, cioè la frizione. E la frizione a filo a me non fa impazzire, preferisco molto di più quella idraulica, però bella morbida, va bene. Due pene, facciamo due pene in the city. Comunque questa volta si impenna in modo spettacolare da sola, vi giuro. Altro che pregio, questo è il migliore pregio di tutti. Solo che è sul dritto, per far stanti immagino che non sia la stessa cosa, giustamente. Per il resto la moto di sospensioni va bene, fortunatamente paroli di queste forcelle sono a posto, eppure il mono è tutto ok. Lo scarico in teoria è uno Scalvini e dietro è full carbon. Vediamo un po' com'è la situa. Oh, finisco dritto. Finito dritto. In effetti ho un piccolo problema col freno davanti, è che non freno, quindi anche usarlo non serve a niente. Ma raga, ma a sto posto io non ci sono mai stato. Bel campo tutto spianato. Vediamo se si può saltare di qua. Cioè raga, quanto la butto giù. E siamo sul prato. No dai, le sospensioni va più che bene sta moto, una bomba. Dai. Vabbè dai, abbiamo trovato un altro difetto, cioè il freno davanti che non pinza bene. Magari anche un po' da spurgare. Porco cane, stavo guardando la boccetta qua, stavo finendo dritto di là. In effetti non ci avevo fatto caso, ma gli manca l'olio, quindi può essere anche per quello che non pompa bene il freno davanti. Però i freni Nissin rispetto a quelli Brembo li posiziono un po' più bassi come classifica di freni. Classifica di freni, questa parola nuova. Oh, voglio provare a vedere se riesco a fare il tornante. Tornante in impennata.
Vabbè, volevo stringere ma arrivava la macchina, quindi nada. Comunque, gomma davanti, raga, io ce l'ho pelata, proprio finita completamente. Dietro abbastanza buona, quindi tiene. Ma davanti è motarda. Rapporti interni sono veramente cortissimi, ma veramente tanto, 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 tanto. Quindi questo è un altro piccolo difetto che ha. Però si sa, è YZ. È un difetto che è a mio parere non un difetto in sé della moto, perché molta gente effettivamente la preferisce bella scattante, rapporti corti che finiscono subito. Invece a me piace avere un bel po' di allungo, non tirare troppo la moto, non triturarla troppo. Però quando si ha un YZ lo si usa come un YZ. Dovessi andare in pista, credo mi divertirei molto molto con questo, forse ancora più che col mio vecchio CRF. Ma va, è assurda, raga, è assurda. Cioè, fa tutto quello che voglio, è pazzesco. Gli dico impennare. Si impenna. Eccola qua. No, dai, molto molto bella. Fortunatamente l'ho trovata abbastanza già con le vitine rosse, le piastre rosse, tappo del serbatoio rosso. È un po' un peccato per i cerchi che sono un po' rovinati, ma per il resto ci sta. Il motore è abbastanza nuovo, in teoria dovrebbe avere sull'ottantina di ore. Infatti avete sentito, gira senza problemi. L'unico rumore che si sente è questo qua della catena. Si sente quel suono tipo questo. Vabbè, spero abbiate capito. Ultimo girello e torniamo a casa. Questo però devo farcelo, dai. Piccolo swerve, un po' di giri di qua di là. Adesso voglio provare con i piedi sulla sella. Mi faceva malissimo qua. Sta esplodendo il braccio. Ora ci buttiamo giù come Gardaland. Sicuramente la GoPro non renderà, perché la GoPro ultimamente rende tutto piatto come non mai. Però era abbastanza ripida quella salitina. Niente, questa è la moto. Abbiamo trovato molti pregi, pochi difetti effettivamente. Un tizio che vuole ammazzarmi. La moto in effetti a me piace tantissimo, me la terrei, solamente che voglio prenderne una che è molto più nuova, molto più bella e che potrò utilizzare per fare stunt. Questa qua la voglio vendere, l'ho comprata per sistemarla, farci due video, e in effetti mi sta solo venendo voglia di tenerla da quanto è bella precisa, bella bella bella. Come ho detto, va solo un pelo carburata, al freno Nissin che non è il top del top. La frizione a filo, vabbè, però per il resto la moto estetica è tanta roba. Telaio è assurdo, è maneggevolissimo e leggero. Bam bang, eccoci. Per quanto riguarda il motore è super reattivo e precisissimo. Sospensioni, ve l'ho detto, sono pazzesche. Riesco a fare delle impennate chilometriche senza problemi. Vale effettivamente tutti i suoi soldi. Magari quando ho pubblicato questo video è già venduta. Nel caso provate a guardare su Instagram le mie storie in evidenza, che ho tutta la sezione delle moto in vendita e delle moto già vendute. Che se vi interessa qualcosa io faccio un po' di video e queste moto qua poi le metterò in vendita. Ma tra poco arriverà, raga, la mia moto nuova. Non avete idea di che cos'è. Sarà una bomba. Gang. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting